È incredibile il modo in cui l'essere umano creda tutto ciò che viene detto dalla scienza o dalla religione o dall'esoterismo riguardo a cosa ci sia dopo la morte. La morte, eccola lì, la morte. I religiosi, ad esempio, pensano che ci sia un Dio che sta lì ad aspettarli ed è pronto a giudicarli per le loro azioni intraprese qui in una vita terrena. Altri credono, gli esoterici, che ci sia la reincarnazione, quando la persona muore e rincarna in un altro essere vivente. E la scienza invece ci insegna che una volta che il corpo muore si torna ad essere polvere di stelle, viene sprigionata l'energia che abbiamo dentro, che siamo noi, e ci ricongiungiamo all'universo. E ci si crede fermamente, anche se è una cosa che noi sappiamo perché ce l'hanno raccontata, ma la diamo per scontata, la diamo per certa. E se io sono uno scettico e credo alla scienza, allora credo fermamente che io tornerò ad essere energia pulita, energia vibrante e tornerò a far parte dell'universo. Se sono un religioso, io crederò fermamente che il mio Dio sta lì pronto ad aspettarmi per darmi la salvezza. E se invece sono un esoterico, diciamo, un qualcuno che non crede né all'uno né all'altro, crederò che tornerò ad essere un'altra persona, un animale, una pianta, ma tornerò a vivere in questo mondo. E non possiamo dire che noi per forza sappiamo qual è la verità. Nessuno può dire io ho la verità, perché purtroppo nessuno è mai tornato dopo la morte. Nessuno Ma può come no? raccontarci Allora lo so quanta come. gente è tornata. Ah, c'è qualcuno che è tornato? C'è gente che è Ah, tornata, no, voglia. non lo sapevo, non lo sapevo, no. Purtroppo però anche la scienza, che ormai riesce a dare risposte ad ogni domanda, riesce a dimostrare tutte le teorie, si basa comunque su un fattore di probabilità, perché come si fa a dimostrare che noi siamo composti di atomi, che noi siamo composti di particelle elettromagnetiche? Sono tutte teorie basate su probabilità, su esperimenti che sono stati eseguiti, ma gli atomi, per esempio, non si possono vedere. Ma non solo ad occhio nudo, neanche con microscopio. Come possiamo dire che un atomo è formato da un nucleo di protoni ed è circondato da delle particelle chiamate elettroni? Non si può dire con certezza, non si può affermare, non si può prendere un'immagine di un atomo. Quello che ci fanno vedere è semplicemente uno studio elaborato dal computer, in cui ci dimostrano come potrebbe essere un atomo, come potrebbe essere il suo funzionamento. Come anche non si può purtroppo credere che ci sia un Dio solo perché esiste un libro che ce lo racconta, solo perché esiste qualcuno che ha tramandato una storia e ha scritto dei libri che nessuno sa chi è stato a scriverli, che nessuno sa a quale epoca risalga. Non si può credere ciecamente perché nelle chiese è stato insegnato un certo tipo di percorso, non si può credere soltanto perché qualcuno ce l'ha detto. Eppure l'essere umano crede a quella cosa perché ha bisogno di aggrapparsi, di collegarsi a qualche cosa e credere fermamente che dopo la morte si continui a vivere. Ma vediamo alcuni esempi di queste persone che ipoteticamente sono tornate. Per lo spiritismo, il processo di reincarnazione implica la restituzione dello spirito ad un corpo nello stesso mondo che noi conosciamo, in cui viviamo, per fargli rivivere delle nuove esperienze e fargli acquisire più conoscenza. La famosa attrice Shirley MacLaine, che tutti voi conoscerete sicuramente, afferma di avere dei ricordi di più di 2 milioni di anni fa e di aver vissuto nella città scomparsa di Atlantide. E lo afferma con tale certezza che dice che Atlantide oggi è una delle isole delle Canarie. Ma oltre all'attrice Shirley, c'è un'altra personalità molto famosa legata al ritorno dello spirito nel mondo dei viventi, che è Tenzin Gyatso, ossia il Dalai Lama. Il leader tibetano è considerato la tredicesima reincarnazione del Dalai Lama. E il buddismo dichiara che il Dalai Lama ha la capacità di scegliere, addirittura di scegliere il corpo nel quale poter ritornare dopo la morte. Anche le sorelle Joanna e Jacqueline Pollock, che nel 1957 vennero investite da un'auto, morirono quasi istantaneamente.
Ma nel 58, quando la madre ebbe un parto gemellare e diede alla luce le sorelle Jennifer e Gillian, si accorsero che, malgrado le gemelle fossero praticamente identiche, Jennifer aveva sulla fronte un segno che era molto simile ad una cicatrice che aveva Jacqueline sullo stesso punto, e un altro segno sul fianco proprio dove Jacqueline aveva una voglia. E quando i genitori decisero di cambiare città, si resero conto che le bambine, crescendo, avevano dei ricordi della città dove erano prima, dove erano nate, ma che non avevano praticamente mai vissuto. E quando il padre regalò loro alcuni giocattoli come bambole che appartenevano alle prime due figlie morte, loro le ricevettero come se fossero cose già appartenute a loro da sempre, e sapevano addirittura che quei doni erano stati regalati da Babbo Natale, che era comunque la verità. Ma nonostante tutto, nonostante queste grandissime testimonianze, noi non possiamo dare per certo che sia la verità. Non possiamo credere che perché è il Dalai Lama, o perché è un'attrice famosa, o perché questa storia delle gemelle magari è stata una notizia a quei tempi che ha realmente scosso le comunità. No, non possiamo pensare che sia veramente così, perché non ci sono prove, non ci sono prove di cosa possa succedere dopo la morte. E tu, cosa ne pensi di questa storia? Fammelo sapere nei commenti. Qual è la tua ipotesi? Qual è la tua idea su cosa ci sia dopo la morte? Tornerai in questo mondo? Andrai in un universo parallelo? Tornerai come polvere di stelle? Tornerai sotto forma di energia? O andrai nelle braccia di Dio che ti accoglie e che ti giudicherà? Perché se tu sei stato bravo, allora andrai in paradiso. Ma se sei stato cattivo, all'inferno, via, punito per tutta l'eternità. Houston, abbiamo un problema. D'altro canto, io preferisco pensare alla mia vita terrena. Come voglio procedere? Come voglio arrivare fino al giorno in cui morirò? Come voglio procedere? Come voglio divertirmi? Come voglio essere felice in questa vita? E tu, come sarà la tua vita a partire da oggi? Scrivilo nei commenti. Fammi sapere cosa farai d'oggi in avanti, se ti preoccuperai di più della tua vita terrena o di cosa succederà dopo la morte. E se conosci qualcuno che è preoccupatissimo con cosa succederà dopo la morte, fagli vedere questo video, condividilo con tutti i tuoi amici, con tutti i tuoi parenti e iscriviti al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!